Ragazzi, buongiorno. Oggi, grazie alla gentilezza dell'amico Jared, e si trova anche in Venezuela il talco. Ho fatto un viaggio lungo, un viaggio di 2 mesi. Il povero sapone ha preso anche un po' di caldo. Però va bene, qua ce l'abbiamo, allora facciamo la prova, vediamo come va. Questo cucchiaino. Lo metto in ciotola, molto, molto, molto morbido il sapone. Lo sciogliamo con un pochino di acqua calda, la ciotola è bella calda. Montiamo come montiamo qua, come monto io i saponi americani, che sono quelli che più uso. Metto in ciotola e con un po' di acqua, io aiuto sempre i saponi a sciogliere, così si sciolgono bene i grassi. Poi vediamo come va questo sapone dell'amico Andrea, che saluto. Poi ti chiamerò Andrea in privato, bisogna che mi mandi un po' di roba della tua per provare. Allora, senza prebarba, senza nulla, per provare il sapone nuovo, a vedere come va. Già si sente veramente bello carico di oli e burri. Vediamo la differenza con altri saponi. Ok, un pennellino modificato, era un Vialong in cavallo, gli ho tolto il manico e gli ho messo un ciuffo della botte. Allora, cominciamo a montare il sapone. Facciamo scioglierlo bene, ho letto che ha molti grassi anche nel linci. Vai, ci siamo. Andiamo a farlo entrare bene il sapone dentro al pennello. Vai, ha caricato tutto. Guardate che bel ciuffone è venuto. Profumazione molto interessante. Non avevo mai sentito un sapone al talco. Molto piacevole. Poi vabbè, le profumazioni. Possono piacere o meno, eh. Un pochino di sapone in eccesso, diamo una bagnatina. Vediamo
Vai. Direi che ci siamo. Sembra ottimo. Allora, rasoio, andiamo un pochino. Black Beard, se lo vogliamo provare sto sapone bisogna provarlo bene. Non si poteva provare. Con un rasoio delicato. Allora, il rasoio scorre con una bellezza. Veramente non sento differenza con saponi tallowhati americani. Sento che scorre benissimo. Fare il video tanto lungo, eh. Ottimo. Sento la pelle anche morbidissima. Qui si vede se il sapone è buono perché deve coprire. Ora senza pelo, che è molto più difficile di quando c'è il pelo. Vedo che copre bene il sapone. Mi sono onesto, ieri ci ho fatto la barba a mio figlio per capire come si montava questo sapone, eh. Non è il primo montaggio che faccio. Ho visto l'importanza di scioglierlo bene in ciotola, perché nonostante sia un vegetale, ho visto che la quantità di grassi che aveva, se no non montavo. Allora andiamo di traverso. Sento veramente scorrere la lama molto bene. E questo rasoio aiutando tantissimo. Eh sì, complimenti, veramente un bel sapone. Che poi più che un sapone sembra un balsamo per barba. Incredibile come lascia morbido il pennello, sembra uno ci ha messo il balsamo. Qui siamo già lisci ragazzi, ci è rimasto per nulla. Terza spennellata, vediamo come rende comunque. Ma ancora qui c'è sapone per altre tre barbe. Qui c'è sapone per altre tre barbe ancora, guardate qua come sta il pennello ancora. Passatina sotto il collo, questo sarebbe contropelo per me qua sotto il collo. Zona difficilissima, però il sapone si sta comportando veramente bene.
Visto. Pronti ragazzi, a posto. C'è più niente via. Oddio, con questa ora di salco sembro proprio un bebè. Perfetto. Sbarbatina, eccezionale. Mettiamo un pochino di allume, vediamo con l'allume come si comporta il sapone. Guardate ancora, in quarta passata, il sapone che ho montato ancora. Partito un pezzo. Una strage di quelli dentro la lavandina. Niente, come mette acqua fresca. Non sento assolutamente nessun bruciore, solo in alcuni punti appena. Però segno che nonostante il rasoio molto aggressivo, il sapone ha fatto il suo. Guardate che lavatina. E nonostante sia andato molto veloce stamani, per fare il video corto, qui c'è una zona molto difficile. Si vede peli, ma il rasoio non prende nulla, solo nascono sotto pelle. Guardate, nemmeno un punto rosso, ho avuto un po' di fortuna. E forse una piccolina qui, appena. Questa zona. Comunque il sapone si è comportato veramente bene. Sapone si comporta come un tallo guado. Addirittura usandolo con l'allume di rocca vedo che fa i puntini come fanno i saponi al tallo quando ci passo l'allume. Guardate qua che pelle, mamma mia. Spettacolare. Mi ha sorpreso moltissimo l'after che me lo sono messo anche ieri sera. Stamattina mi sono svegliato e c'era la fodera del cuscino che aveva un profumo meraviglioso. Niente che dire, ragazzi. Felicitazioni ai produttori. È veramente un bel prodotto. E bueno, aspettiamo ora nuove profumazioni. Allora, grazie a tutti. Saluti dal Venezuela.